La musica come veicolo di integrazione e dialogo. Questa è la missione dell'Orchestra dei Braccianti, un progetto che riunisce musicisti, lavoratori agricoli e migranti di varie nazionalità uniti dal legame con la terra. Tramite le sue performance l'orchestra vuole sensibilizzare il pubblico sui temi del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. È composta da 9 elementi provenienti da 5 paesi diversi: Italia, Senegal, Gambia, India e Nigeria. L'Orchestra dei Braccianti si è esibita nel chiostro di Santa Chiara, Mola di Bari, nell'ambito del Cantum Winca Festival, un evento che fa parte del progetto Sud Chiama Sud, selezionato dalla Regione Puglia nell'ambito del programma straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo, coordinato dall'Associazione Alma Terra di Mola di Bari, con il patrocinio della Regione Puglia e i comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare. È un'iniziativa molto concreta di integrazione, diversi musicisti di diverse nazionalità che si mettono insieme e fanno musica, ma soprattutto è importante per noi il messaggio che vuole dare in questo caso la musica, un messaggio di in difesa dei diritti dei lavoratori e in particolare dei lavoratori agricoli. A 10 anni dallo sciopero dei lavoratori di Nardò alla masseria Boncuri, l'Orchestra dei Braccianti torna a suonare, partendo dalla Puglia, un territorio altamente significativo nella lotta al caporalato, al lavoro nero, al lavoro grigio, in agricoltura. Quindi per noi è estremamente importante essere in questo territorio adesso.